Grazie a tutti, benvenuti alla nuova diretta. Stasera parleremo di Access Consciousness, visto che questa domenica ho avuto finalmente, dopo un bel po' di anni che ci penso, l'opportunità di svolgere, di partecipare come partecipante a un corso, la prima classe di Access, che è la tecnica dei Buzz. Adesso aspettiamo un attimo che si collegano tutti quelli che vogliono seguire la diretta, considerando che comunque è un tema abbastanza specifico. E stasera vi racconto questa esperienza che ho fatto. Intanto saluto Chiara, saluto Antonia, saluto Luana, anzi, saluto Paola, saluto Manuela. Tutti gli altri che piano piano si collegheranno, spero. Saluto Carla. Ehi Carla. E invito tutti quelli che si sono, anzi quelle più che altro che si sono appena collegate, a mettere mi piace sulla diretta, perché questo permette a Facebook di indicizzare e di mandare l'annuncio. Per cui mettete mi piace alla diretta, grazie, grazie mille. E stasera vi racconto un po' della mia esperienza con questa veramente interessante, direi, tecnologia. Infatti anche oggi l'ho utilizzata, penso che la utilizzerò molto a lungo. Ciao, ciao. Direi aspettiamo ancora pochi minuti, un paio di minuti al massimo, e poi iniziamo. Aspettando che qualcun altro si collega. Tanto saluto anche Isabella. Ciao Isabella. Ciao Daniela. E Daniela l'altra. Due Daniele stasera. Che sono collegate poi insieme, curioso. Saluto Claudio, saluto Anna. Vi chiedo di mettere mi piace alla diretta, per favore, così viene indicizzata. E intanto iniziamo comunque un po' a parlare, di Access, di questa esperienza che ho fatto. Allora, intanto saluto anche Marika, buona serata. Marika, come va? Come va il fagotto? Cresce? Immagino di sì. Saluto Patrizia. Un abbraccio Patrizia, forte, forte, forte. Saluto Luigina, un abbraccio forte anche a te. Insomma, vi racconto un po' di questa esperienza stasera. Intanto, per chi non mi conosce, ma tanto so che mi conoscete tutti, io sono Jimmy Fascina, ipnologo. Ho principalmente conosciuto e cercato per l'ipnosi, esperto di fiamme gemelle, coach professionista, numero lettore dei registri akashici, buonasera Regina, operatore olistico che utilizza varie tecniche, ciao Tiziana, di purificazione e riequilibrio energetico, operatore delle campane tibetane. Tra l'altro recentemente ho preso il secondo livello, operatore delle campane di cristallo, allenatore mentale per sportivi, che è un'altra cosa che faccio, operatore di Matrix Energetics, che è un'altra tecnologia molto interessante insieme a Access. Intanto saluto Carolina. Sì, una balena, dai, insomma. Esagerata, saluto Leonora, saluto Livio, un caro abbraccio a Livio, un caro amico, un grandissimo artista che fa delle cose pazzesche, seguitelo. E poi, da ieri, ufficialmente anche practitioner, credo si dica così, di Access Consciousness, cioè un operatore di Access Consciousness, almeno con la tecnica dei Buzz. Quindi ho fatto la mia prima esperienza. Sono scordato di mettere la foto col mio diplomino, l'ennesimo della mia esistenza. Però anche qui sono stato ufficialmente diplomizzato.
anche se purtroppo sullo schermo si vede capovolto. E niente, insomma, quindi da oggi, da ieri in realtà anche operatore di Access, diciamo operatore per adesso basic, perché Access ha un percorso veramente molto variegato, ma anche molto creativo perché ha tanti ambiti, però è veramente un bel percorso. Allora, in cosa consiste questa cosa? Cioè, in cosa consiste Access e perché Access Consciousness e perché ho deciso di fare questo corso? Allora, per quelli che mi conoscono o mi seguono da un po', sanno che io sono comunque sempre, sempre, sempre orientato a una crescita personale, a una scoperta di nuovi ambiti, nuove possibilità, nuovi strumenti. In generale, nella mia vita cerco sempre un modo per espandere quello che conosco, quello che è possibile o quello che credevo fosse possibile. E mi sono reso conto che sì, ci sono degli strumenti che uso da molto tempo, come l'ipnosi, le carte, insomma, tante cose, però sono sempre più dell'idea che nel momento in cui noi facciamo un salto di consapevolezza, un salto di ottava, come dice qualcuno, della coscienza, piano piano arrivano per noi o si manifestano per noi strumenti sempre più veloci, potenti. E non è detto che il cambiamento sia necessariamente duro, impegnativo, difficile, a volte può essere istantaneo. Questa esperienza l'ho avuta soprattutto facendo il corso di Matrix Energetics. Access è una cosa, Access Consciousness è una tecnologia, perché non mi viene in mente un modo diverso di cambiarla, di chiamarla, anche se in realtà è molto difficile spiegare cos'è Access Consciousness, un po' come è difficile spiegare cos'è Matrix Energetics, perché sono sostanzialmente entrambe delle tecnologie o degli strumenti che non sono riconducibili a una singola tecnica, ma sono più un nuovo modo di essere e di stare al mondo. Per certi versi sono molto vicine fra di loro. Infatti sono entrambi questi strumenti, queste tecnologie mi hanno sempre molto colpito e affascinato. Su Access all'inizio non avevo una buonissima opinione, almeno inizialmente, perché superficialmente la vedevo come un qualcosa di vicino, almeno per quello che mi era stato mostrato con la tecnica dei Bards, dello Shiatsu, perché utilizza molti punti in comune con lo Shiatsu, perché poi vi spiegherò in cosa consiste la tecnica dei Bards. Poi mi sono reso conto però nel tempo che invece quando ho conosciuto delle persone che la sapevano utilizzare veramente bene, in particolare una ragazza che si chiama Cass Thomas, che è straniera, però è veramente brava, mi ha colpito per la sua maestria nell'uso di questi strumenti. Tanto io non ho voluto sapere un po' di più e ho voluto piano piano espandermi. Mi sono reso conto che invece la base su cui si basava Access, che è la domanda, e poi tra poco ne parliamo, è qualcosa che la rende molto potente. Che cos'è Access Consciousness? Come ho detto, è già dal nome, è un modo per accedere, quindi una tecnologia per accedere a una fonte maggiore di coscienza, di avere un maggiore accesso, diciamo, alle possibilità della nostra coscienza. Normalmente noi, che tendiamo a pensarci o immaginarci come degli esseri finiti, quindi in qualche modo collocati in un tempo, il Theta Healing, no, no, col Theta no, non è una tecnica che ha a che fare col Theta, non, no. Per quanto anche il Theta sia una bella tecnologia, ho fatto anche un corso di Theta, per cui è qualcosa che conosco bene, però no, non è Theta. Anche perché c'è una differenza abbastanza, diciamo, interessante come affermazione, poi vi spiego perché c'è una differenza fra le due cose. Però adesso ci arrivo spiegandoti prima cos'è Access, poi magari ti spiegherò in cosa si differenzia dal Theta Healing. Allora, come dicevo, noi come esseri che pensiamo di essere finiti siamo sostanzialmente abituati a rimanere ingabbiati in tutta una serie di pensieri, convinzioni, aspettative, progetti, giudizi soprattutto, programmazione, cultura. Riflessioni, tutta una serie, diciamo, di componenti che in qualche modo sono riconducibili alla sfera mentale, per cui siamo costantemente, diciamo, avvolti da questa sfera mentale. In che senso? Ogni volta che noi mettiamo un giudizio, un pensiero, abbiamo un'aspettativa, o ci convinciamo che una cosa è in un certo modo, sostanzialmente stiamo
facendo, e questo a livello proprio biochimico, avendo una reazione biochimica del cervello, cioè c'è un qualcosa, c'è una scarica, chiamiamola così, un'attivazione di determinati neuroni collegati a quei pensieri, a quei giudizi. Ognuna di queste cose in qualche modo contribuisce a creare una sorta di cappa bioelettrica attorno al nostro cranio. Quindi tutta la nostra testa è sostanzialmente incapsulata in questo cappa di continui pensieri. Siccome questi pensieri non si esauriscono mai, perché noi mettiamo continuamente giudizi, pensieri di varia natura, buoni o cattivi che siano, però tendenzialmente il fatto di avere questi pensieri tende sempre di più a limitarci. Perché comunque la mente divide, ma noi in realtà non siamo mente, siamo un essere, siamo un'anima sostanzialmente, non siamo un essere finito, sembriamo finiti ma non lo siamo, in realtà siamo un essere multidimensionale, un'anima, un essere spirituale se vogliamo chiamarlo, che si ritrova a fare un'esperienza materiale. Per cui attraverso i filtri della nostra mente, perché la nostra mente è piena di filtri, cioè modi in cui noi in qualche modo determiniamo se una cosa è giusta o non è giusta, se è vera o se non è vera, per via di cultura, programmazione, condizionamenti, paure soprattutto, perché anche le nostre emozioni negative in qualche modo ci determinano tantissimo, lasciamo che questa infinitezza del nostro essere sia sempre di più invece imbutata, quindi incanalata, istradata, ridotta, ristretta sempre di più, per cui da un essere infinito diventiamo un essere finito. Pensate ai bambini, i bambini hanno tantissime potenzialità, tantissima voglia di giocare, di provare, di sperimentare, non hanno tutte queste idee fisse su come dovrebbero essere, su cosa è possibile e cosa no, le prendono dagli adulti, quindi in qualche modo loro stessi hanno ancora un contatto con questo essere infinito, con questa essenza, con la loro componente animica più alta, e piano piano perdono sempre di più questo senso di possibilità. Per cui piano piano, per quando arrivano, prima ancora di arrivare all'età adulta, sono già straprogrammati, stralimitati. Il problema è che però le istruzioni che noi come adulti insegniamo ai bambini tendono appunto a iscriverci e inserirsi nel loro cervello, per cui per quando un adulto diventa adulto ormai è sostanzialmente non proprio fregato, però ristretto, cioè il tuo io da grandissimo diventa strettissimo, come diceva Sibaldi. Ora, cosa fa Access? Access sostanzialmente parte da un'idea in cui piuttosto che distruggere questo tipo di realtà del limite, anche se in realtà Access lo fa, si crea una sorta di nuova realtà. Come la creiamo? Mettendo la persona in condizione di connettersi con un maggior senso di possibilità, con un maggior senso di scelta. Quindi stando meno in una dimensione mentale, più una dimensione del possibile, dell'essere. Diciamo che se tutto nel mondo materiale è basato sulla polarità, quindi bene o male, giusto o sbagliato, maschile e femminile, eccetera, eccetera, giorno e notte, la capacità di andare a un livello in cui si va sopra la polarità, un po' come passare dal sesto chakra, che è l'inizio della dualità, quando si scende dall'alto e ci si inizia a incarnare, al settimo, quindi si ritorna invece all'unità. Ma l'unità cosa vuol dire? Un punto da cui io posso prendere qualsiasi direzione. Perché il settimo chakra è questo. Un adulto malato, sì, esatto, Regina. Per cui con Axis impariamo a girare, o meglio, superare la divisione delle polarità per andare a un piano più elevato, un piano di possibilità. Un piano in cui, nel momento in cui iniziamo a allinearci col senso di possibilità, tutto ciò che ci sembrava difficile inizia a diventare semplice. Ma perché inizia a diventare semplice? Perché ci viene semplice quando iniziamo a incorporare sempre di più dentro di noi, e anche adesso mentre vi parlo sono collegato al campo di Access, che poi non è un vero e proprio campo, perché per esempio la differenza fra Matrix Energetic, secondo me, e Access è che in Matrix sostanzialmente tu entri nel campo del cuore, o che poi anche il campo quantico, che sì, anche quello è un campo di infinite possibilità. In Matrix non c'è neanche richiesto di entrare nel campo del cuore, ma semplicemente si cerca principalmente di superare i limiti della mente andando in un punto e imparando a sentire quando entri in questo punto in cui non c'è più la polarità, quindi viene aggirata.
Ora la domanda è come si fa? Prima di tutto iniziando proprio concettualmente a comprendere che quando noi aggiriamo questo senso di limite, tutte queste cose che ci vengono fatte, perché siamo noi stessi a limitarci, siamo più in grado di rendere possibili le cose. La prima cosa è non avere paura di iniziare a cogliere quelle cose che non riusciamo a capire, che siano irrazionali, sia nel mondo, ma sia anche di noi stessi. Un po' come accettare la propria follia, cioè accettare che la propria parte folle, irrazionale, che quindi non è dipendente da una causa logica o da una casualità, possa comunque essere utile per noi e funzionarci. Perché? Perché il nostro razionale, quindi la nostra capacità di ragionare e di essere razionali, tende a tagliare fuori una gamma di possibilità. La taglia fuori. Ad esempio, un esempio che non fa parte di Access, ma rende l'idea. Se io leggo, mi mettesse a leggere le carte a qualcuno, qualcuno potrebbe obiettare che potrei inventarmi la risposta, che potrebbe essere un puro caso, potrebbe essere una base di probabilità che esca una carta piuttosto che un'altra. Perfetto, può essere anche vero questo, è un punto di vista, è anche giusto magari, perché tutti i punti di vista per certi versi possono essere giusti in un determinato contesto e momento. Però se io accetto il fatto che c'è anche la possibilità che dalle carte io possa veramente avere una risposta guidata dall'alto, cioè guidata da una fonte più alta, quindi non mi sto limitando dicendo che questa cosa è impossibile, questo mi rende automaticamente possibile sintonizzarmi su quel canale dove questa cosa è possibile. E allora, non chiudendo questa comunicazione, io lascio comunque aperto un canale e lascio aperta questa possibilità. Se invece ascolto solo il mio razionale, vivrò sempre in maniera ridotta, ristretta, cioè dove solo una parte di me funziona e ne lascio fuori un'altra. In questo caso non sarei integro. Elisabetta, il video te lo caricherà, comunque non ti preoccupare che rimane la registrazione e te la puoi vedere in qualsiasi momento. Quindi la prima cosa è non aver paura di accettare le parti, diciamo, irrazionali di noi, cioè le possibilità che non, diciamo, che non ci diamo. Il secondo aspetto per arrivare a fare questo, oltre a questa consapevolezza, è la domanda. In Access la cosa più potente che si può essere è la domanda. Perché? Perché, come ci insegnano, intanto non vi ho detto, diciamo, anche come è nato Access, in realtà Access nasce appunto da una domanda. Diciamo, i due principali diffusori barra creatori, anche se tecnicamente il creatore sarebbe Gary Douglas, però il co-creatore è Dan Ayer, credo si pronunci così, sono due americani. Sostanzialmente Access nasce da una domanda che si era fatto Gary Douglas. Gary Douglas era una persona che era un sensitivo, quindi lavorava con le capacità sensitive, con le capacità anche medianiche, quindi era un canale per il mondo spirituale, lo è ancora in realtà. Poi a un certo punto, in un momento della sua vita in cui era insoddisfatto, si è fatto una domanda che adesso vi leggo perché vale la pena di leggerla. È una domanda che è apparentemente semplice, ma è una domanda che è molto profonda. Okay? È una domanda che in qualche modo ci permette di fare una differenza. E la domanda è questa. Perché? Perché la domanda fa una differenza perché apre una porta verso qualcos'altro che prima poteva essere chiusa, che non ci permettevamo di aprire. La domanda apre le porte, le risposte invece le riducono. Perché? Perché in un mondo di infinitesità, cioè un qualcosa di infinito, ogni domanda che facciamo può aprire una porta. Quindi abbiamo 100.000 domande, 100.000 possibilità attorno a noi, pronte a essere aperte da una domanda, perché apre una comunicazione con un canale. Quando invece abbiamo la risposta, queste possibilità infinite vengono invece ridotte, ristrette, quindi ne scegliamo, ne blocchiamo solo una. Quindi la domanda in realtà, la risposta limita, la domanda invece potenzia, perché apre possibilità, apre porte. Qualcuno diceva, non Access, ma qualcuno diceva che Tony Robbins, credo, famoso formatore americano, diceva che la qualità della nostra vita dipende dalla qualità e dal livello delle domande che ci facciamo, non dalle risposte che abbiamo. Perché la domanda è il motore che porta a cercare una risposta. Per cui la domanda è importantissima. Gary Douglas, il creatore di Access, si fece questa domanda che adesso vi leggo e che in qualche modo vorrei che vi faceste anche voi. Perché? Perché anche. Allora, premesso che quando sentirete questa domanda, quindi la farete a voi stessi,
La cosa importante non è trovare una risposta o trovare la risposta giusta, perché non c'è una risposta giusta, ma semplicemente rimanere nell'espansione che ci provoca sentire dentro di noi questa domanda che risuona. Intanto io saluto Erika, saluto Massimo, saluto Davis, saluto Maria, saluto tutti. Scusate se non vi sto rispondendo, ma insomma, ci siete. Quindi quando sentirete questa domanda lasciatela risuonare dentro di voi. E la domanda è: cosa posso essere, fare, avere, creare o generare che renderebbe la mia vita e il mondo un posto migliore? Cosa posso percepire, sapere ed essere che renderebbe la vita degna di essere vissuta? E adesso lasciate che l'energia di questa domanda entri in voi. E rimanete aperti a ciò che la domanda vi fa sentire. Non alla risposta a questa domanda o alle risposte, ma a quello che la domanda vi fa sentire. Crea come un flusso. Perché? Perché questa domanda, domande con questo livello di forza, aprono delle porte. Sia dentro di noi che fuori di noi, perché ci portano a essere una persona che, come si dice in Access, sta nella domanda, che diventa la domanda, quindi diventa un qualcosa che è più aperto, più espanso, che non è della risposta, perché la risposta ci restringe, ci depotenzia, ci limita le possibilità, ma stare nella domanda ci apre. Ad esempio, una domanda utile da farsi potrebbe essere: cos'altro posso fare oggi che non ho ancora fatto, pensato, voluto, creato, che può portarmi verso una direzione più utile, più positiva, più potente per me? Di nuovo, lasciate che questa domanda vi entri dentro. La capacità di rimanere aperti, liberarmi dai condizionamenti, esatto, la capacità di rimanere aperti a ricevere ad ascoltare quello che ci può arrivare, che sia un flusso di energia, che sia un'intuizione, che sia un dono da parte di qualcuno, uno spostamento degli eventi, ci espande, ci inizia a far sentire davvero la nostra multidimensionalità. Access è basato tantissimo sull'uso di queste domande in tanti livelli, in tanti ambiti. Ad esempio, un'altra domanda tipica di Access è: come potrebbe essere ancora meglio di così? Sto facendo un lavoro che amo. Bene, come potrebbe essere ancora meglio di così? Eh sì, potrebbe essere utile, Luigina, assolutamente. Per cui questo inizia a creare un'espansione. Domande di livello più alto ci espandono sempre di più, verso un'espansione sempre maggiore, e iniziano realmente a canalizzare una quantità di energia maggiore. Perché le domande, aprendo un canale, iniziano a portare un'energia qui. Da una domanda può arrivare un'idea, un'intuizione, un progetto. Ad esempio, un'altra domanda da farsi potrebbe essere: quale progetto posso immaginare oggi che mi porterebbe a trasformare la mia vita in qualcosa di ancora più meraviglioso? E come posso lasciare che questo progetto mi arrivi facilmente, velocemente, senza alcun sforzo, semplicemente rimanendo aperto o aperta, se sei donna, stai ascoltando a tutte le idee, a tutti i suggerimenti che l'universo potrebbe portarmi. Bene, Luigina. Ecco, questo tipo di domande inizia a aprire possibilità, inizia a aprire delle porte, inizia a espandere
il nostro senso del sé. Iniziate a notare quando vi fate e quando ascoltate questa domanda, soprattutto se inizia a risuonare dentro di voi, come qualcosa che in voi sembra che si ingrandisca. Vi sembra quasi di occupare più spazio rispetto a dove siete collocati, anche fisicamente, se siete seduti o in piedi. Anzi, facciamo un piccolo esperimento. Chi ha sentito un'espansione? Intanto saluto Emiliana, saluto Sabina e saluto cara Renata anche, e a tutti, anche Giglio, a tutti quelli che si sono collegati adesso e stanno seguendo. Vi chiedo di mettere mi piace alla diretta, per favore. Dicevo, per quelli che erano qui fino a poco fa e hanno sentito le domande, mi chiedo di domandarvi che cosa state percependo in questo momento nel vostro corpo, man mano che vi faccio queste domande di esempio, che non sono necessariamente tutte domande che sono magari della nuova base di Access, ma l'importante è entrare nel flusso dell'energia della domanda, del chiedere per poter ricevere, ma non una risposta, per poter ricevere di più. Ad esempio, un'altra domanda che mi viene in mente adesso potrebbe essere: cosa posso ricevere dall'universo che non ho ancora ricevuto e che mi sorprenderebbe, che potrebbe farmi realmente rendere conto di quanto grande sia la mia capacità di ricevere tutti i livelli nella mia vita? Di nuovo, rimanete in ascolto, e mentre rimanete in ascolto di questa domanda, chiediti che cosa sto percependo in questo momento, che cos'è che percepisco? Un movimento? Bene. Come lo senti questo movimento, Carla? Lasciatevi proprio cullare se sentite questo movimento da questo flusso. Lasciate che vi accarezzi, che vi culli. E se sentite un'espansione, magari che vi fa sentire come se foste più grandi, più forti, più ampi, magari sentite anche la vostra mente che inizia a calmarsi, iniziate a sentire una sensazione di connessione, di pace, di espansione verso qualcosa, bene, vuol dire che state iniziando a entrare nel flusso di espansione di Access. Perché stiamo iniziando a co-creare un'energia collettiva. Un'energia collettiva che può espandere e farci lavorare a un livello più alto, in maniera semplice. Come sarebbe se delle semplici domande e una semplice espansione della consapevolezza potesse portarvi a dissolvere istantaneamente dei problemi che vi portate da lungo tempo, che non credevate di poter dissolvere istantaneamente, semplicemente entrando in questo flusso di calore, energia che inizia a unirci, a circondarci. Come sarebbe se questo fosse possibile per te proprio adesso, proprio in questo istante? Tanto saluto Jessica, saluto Nelly, saluto Massimo. Ecco l'espansione, bello Carla. Improvvisamente ci sono mille pensieri che affollano la tua mente, ok? Pensieri utili? Doris? Davis o Doris? No, Davis, scusa, pensieri utili? Come sarebbe se adesso la tua mente si iniziasse a calmare e iniziasse ad entrare in un flusso di pensieri più ordinati, dove ogni pensiero inizia a aprirti la possibilità per farti comprendere cosa tra questi pensieri è più utile per te in questo momento? Magari ce n'è uno che inizia ad alzarsi dal via rispetto agli altri. Ah, la domanda li ha spenti, fantastico, fantastico, Davis, bene. Questo è il potere delle domande.
Qualcuno chiedeva come calmare la mente. Ecco, con Access l'abbiamo fatto in quanto 5 minuti, 2 minuti. Ecco perché, un po' come con Matrix Energetics, mi sono innamorato di questo strumento, perché permette di fare le cose molto molto rapidamente. Liberatorio, esatto, Luigina, liberatorio. È entrare in un flusso. Dicevo, Access permette di lavorare e lavorare molto velocemente e facilmente su tante cose in pochi istanti. In realtà abbiamo visto a malapena la punta dell'iceberg dell'inizio di Access. Io stesso sono a malapena l'inizio di questo percorso. Però è interessante notare che già con pochi strumenti lavoriamo già a un livello molto profondo, molto veloce. Perché lavoriamo a un livello che non è quello della mente, ma è quello dell'energia. Di questa energia che ci unisce tutti, ci collega, ci fa espandere, quando iniziamo a porci in un'ottica di espansione piuttosto che in un'ottica di limite. Perché siamo troppo focalizzati a pensare ai nostri limiti, invece dovremmo chiederci come potremo espandere il nostro senso di possibilità e come potremo accogliere un maggior senso di possibilità. Semplicemente iniziando a pretendere questo senso di possibilità, chiedendolo, volendolo dentro di noi. E allora questa cosa ci può venire facile, perché iniziamo a calmare quel chiacchiericcio mentale. Un'altra cosa molto importante in Access, oltre che le domande, è appunto la volontà di ricevere, rimanere aperti a ricevere. Ricevere ispirazione, ricevere uno spostamento degli eventi a nostro favore, per andare a creare proprio la realtà che vorremmo creare. Ci sono tante domande che ci possono aiutare a ricevere. Ad esempio, ce n'è una molto bella che ho utilizzato ieri con una cliente, che era sulla gentilezza. Ad esempio, come sarebbe, ad esempio, se tu in questo momento potessi essere realmente gentile con te stesso o te stessa, e se iniziassi a dare a te stesso quella gentilezza che hai sempre sperato che qualcun altro fosse disposto a dare a te, e quanto sei disposto ad essere gentile con te stesso e con te stessa. Quanto sei disposto a esigere di essere gentile con te stesso e con te stessa, piuttosto che giudicarti, piuttosto che criticarti. Se tu fossi davvero gentile con te stessa in questo momento, come sarebbe la tua vita? Che persona diventeresti? Se invece di giudicarti adesso diventassi gentile con te stesso, iniziassi a sentire la gentilezza verso di te, proprio ora, sì, proprio qui, dentro di te. Ascoltati, che cosa stai percependo adesso quando inizi a entrare nel flusso della tua gentilezza? Ti permette di ricevere la gentilezza che tu dai a te stesso? Tanto buonasera Elisabetta, buonasera Ermanno, buonasera Monica, buonasera Mirai, buonasera Joe, Max, Valentini, Vicentini, buonasera a tutti, grazie per essere qui. E ditemi, com'è stare nel flusso della propria gentilezza? Com'è ricevere da se stessi la gentilezza che abbiamo sempre sperato che gli altri ci dessero? Come vivresti la tua vita se tu fossi più gentile con te stessa? Non darti una risposta, semplicemente entra nel flusso dell'energia della domanda. Permettiti di ricevere la sensazione di essere gentilezza con te stesso, con te stessa. Mette in pace, esatto.
che pone fine a tutto il conflitto, al chiacchiericcio, alla sovrapposizione, alle polarità tra il giusto e lo sbagliato, l'essere buono e l'essere giusto, tra l'essere sbagliato e l'essere giusto, tra fare le cose perfettamente e farle negativamente, tra lo sbagliato e il perfetto. E tutti questi giudizi che conseguentemente nascono da questo. Lasciare allontanare. Adesso stai nella gentilezza per te stesso, per te stessa. Esatto, esattamente, Luigina, esattamente. Ora, la bellezza di Access che permette proprio in questo modo, e con anche altri strumenti, ad esempio, con una frase, che diciamo è la frase di purificazione, di pulizia di Access, che è una frase in realtà anche un po' lunghetta, che però permette di purificare tantissimi condizionamenti, tantissimi blocchi. Cioè l'idea di Access sostanzialmente è quella di riavviare il nostro sistema operativo interiore, fatto di condizionamenti e blocchi mentali, fino a farlo aprire ed espandere. Anche Matrix fa la stessa cosa, però in modo diverso. Diciamo che sono un po' due modi vicini, simili fra di loro, di fare la stessa cosa. Infatti avere entrambi gli strumenti è proprio molto interessante. Però richiede appunto di entrare in quest'ottica di flusso, che non è una cosa, inizialmente non è difficile, è semplice, però non siamo abituati a farlo. Per cui siamo abituati a stare troppo nella polarità e nella divisione. Invece bisogna imparare a uscire da questa polarità, entrare a un livello di energia più forte. Livello di legge in cui queste divisioni spariscono, queste polarità si annullano e le annulli semplicemente entrando in un flusso nuovo, in cui non ti limiti più, in cui accogli anche quello che era impossibile razionale e ti permetti di dare la possibilità che questo accada senza limitarti. In Access è molto importante il permettersi di ricevere, quindi l'apertura al senso di possibilità. Molte persone hanno resistenza rispetto a ricevere. Come sarebbe se adesso tu ti permettessi di ricevere tutte le risposte che ti servono, tutte le informazioni che neanche ancora hai chiesto? Come sarebbe se le informazioni che nemmeno hai chiesto e che ti potrebbero essere utili, ma che non sai che ti sono utili, ti potessero arrivare in questo momento, sorprendendoti? Ti ritrovi a sorridere e a sorprenderti per le risposte che ti arrivano prima ancora che tu faccia le domande, prima ancora che tu abbia il tempo di renderti conto che ti volevi fare una domanda, e la risposta ti arriva già. La risposta non è necessariamente una parola, ma è semplicemente un evento, una persona, una situazione, un qualcosa, una possibilità nuova che si apre prima di tutto dentro di te e poi fuori da te, espandendo il tuo senso di possibilità. Quindi man mano che rimuovi questi vecchi blocchi, questi vecchi limiti, li lasci semplicemente sparire. Tanto un saluto ad Alessandra. Man mano che lasci, un saluto al caro amico Fabio, al caro amico Mario, man mano che lasci che queste possibilità si espandano, semplicemente continuando a espandere la tua consapevolezza. È molto importante, in questo access, in access Ceuta, a ripulire i propri punti di vista. Molto spesso siamo così attaccati a un punto di vista riguardo a un qualcosa, una situazione, una persona, a un evento, che arriviamo anche ad uccidere per un nostro punto di vista, pensando che il nostro sia l'unico possibile. Invece è importante ripulirsi dai punti di vista, perché sono come della spazzatura che ci blocca, ci ostruisce il cervello. Come ci ripuliamo dai punti di vista? Ci possiamo ripulire in Access con una frase che è un po' lunga, che in realtà non mi serve neanche leggerla, però ve la leggo giusto per avere la frase ufficiale, precisa. Che cos'è questa frase? È una frase che bisogna ripetersi per pulire, purificare tutti questi punti di vista che ci bloccano e ci in qualche modo intasano la testa. Ripetiamoci
Questa frase è giusto e sbagliato, bene e male, quindi li includiamo entrambi quando dico giusto e sbagliato, bene e male, non bene o male, ma bene e male, quindi entrambe queste polarità. Quindi la rileggo, giusto e sbagliato, bene e male, pod e poc, tutti e nove, shorts, boys e beyond. Beyonce, anzi, Beyonce, che è plurale. Cos'è questa frase? Allora, questa frase è una frase chiaramente coniata da Gary Douglas, il creatore di Access, che è un po' una sorta di abbreviazione, cioè ognuno di questi concetti o parole un'abbreviazione di qualcosa di molto più lungo, per esempio tantissime domande, un po' come quelle che vi ho fatto prima, e tantissimi concetti legati alla domanda, quindi in questa frase. C'è per esempio il Pod e Poc, che è la sigla più strana, sono più strano, che non è un solo onomatopeico, ma è diciamo, le lettere, l'acronimo di parole inglesi, perché Access è nato in America, che significano Poc, significa punto della creazione, Pod significa punto della distruzione, però in inglese, quindi è point of creation e point of destruction, cioè punto di inizio e punto di fine di un qualcosa, che può essere un evento, una relazione. Un oggetto, un punto di vista anche. Quindi quando noi andiamo alla fine di quel punto, quindi al punto della distruzione, arriviamo alla conclusione di quel punto di vista. E poi al punto della creazione c'è cioè l'inizio, la nascita di un altro punto di vista. In Access ripetiamo questa frase tante volte. Quando vogliamo lasciare andare un qualcosa, quando vogliamo pulirlo, quando vogliamo per esempio pulire un'intera giornata, possiamo pensare o sintonizzarci sulla giornata che non è stata, diciamo, ottimale per noi e dovremmo chiederci come posso creare una giornata più soddisfacente, più proficua, più felice per me. Però quando comunque ci capita una giornata che non è andata come quella che vogliamo creare, possiamo utilizzare questa frase per pulire la giornata, quindi pulire ciò che è giusto e sbagliato, ciò che è bene e male della giornata, perché anche il bene, come il giusto, ci portano ad essere un po' troppo perfezionisti. Noi se dobbiamo fare sempre il bene, ci perdiamo di vista e non esploriamo il male, non perché dobbiamo fare il male, attenzione, ma comunque non tagliamo niente, perché lo stato dell'essere completo è uno stato inclusivo, di unità, non di esclusione. Poi esploriamo il punto di inizio e il punto di fine delle cose, dei pensieri. E aggiungiamo anche le emozioni, per esempio Beyond sono le emozioni che stanno dietro, le emozioni immediate dietro alle situazioni che ci accadono. Per esempio quando rimaniamo congelati di fronte a una brutta notizia, c'è cioè un'emozione che si congela, con una bolletta troppo alta più di quanto ci aspettavamo, con qualcuno che ci dice un qualcosa che ci fa male. E con i Boys invece lavoriamo sui condizionamenti infantili. Ma la cosa bella di Access è che lavora anche con le memorie delle vite precedenti, per cui lavorando con Access si può pulire anche delle memorie di vite precedenti. C'era qualcuno che prima mi chiedeva la differenza fra il Theta o comunque se Access Consciousness è come Theta Healing oppure no. Allora, nel Theta bisogna essere molto precisi nel fare gli scavi. Gli scavi vuol dire trovare qual è la condizione, la convinzione o le convinzioni che sono la causa di un qualcosa che mi succede. In Access non abbiamo bisogno di sapere quali sono le convinzioni che in qualche modo mi causano una situazione, un evento, mi impediscono magari di cambiare una situazione. Perché le convinzioni sono dei punti di vista per Access, come vi ho detto. Tutto un interessante punto di vista in Access. Quello che noi facciamo in Access è pulire questi punti di vista. Non necessariamente io devo conoscerli tutti. Che non posso individuare ogni punto di vista che ho diciamo, espresso durante quella giornata o che mi hanno diciamo, impiantato gli altri quando hanno espresso loro e che io magari inconsciamente ho fatto miei. Li pulisco direttamente tutti con questa frase, ripetendo che giusto e sbagliato, bene e male, pod e poc, tutti e nove, shorts, boys and beyond. Quindi quando lo faccio si sente come un qualcosa che si alleggerisce, si ripulisce. E più lo faccio, e più piano piano inizio a lasciare andare vecchi collegamenti, vecchie
memorie, vecchie programmazioni, cioè mi alleggerisco sempre di più. Ora, nello specifico, nel corso di ieri, la prima parte è stata proprio sulla teoria di Access, quindi un po' delle cose che vi ho detto stasera, molto molto, diciamo, più dense, infatti vi ho fatto sentire giusto un assaggio di quello che può essere la teoria e i concetti di Access. Però è lo stato, lo stretto necessario per poter iniziare a entrare nell'ottica del flusso di Access, quindi dell'apertura e dell'espansione dell'essere, del superare le polarità, dell'iniziare a cancellare e rimuovere tutte le vecchie programmazioni. Perché le rimuovo? Perché nel momento in cui io con questa frase mi sintonizzo con l'intenzione di rimuovere quelle polarità, quei condizionamenti, quelle programmazioni, sia che siano in questa vita sia in altre vite, e utilizzo una frase che ha come obiettivo e come intento quello di rimuovere ciò che non mi serve più, ciò che è vecchio, ciò che mi blocca, semplicemente questo, quando io entro nel flusso di energia dell'espansione, come abbiamo fatto prima, inizia a pulire queste memorie. Quindi ci liberiamo in poco tempo di centinaia di migliaia di condizionamenti. Dentro di noi abbiamo condizionamenti fin da quando eravamo nati, anche prima, perché ce li portiamo via dalle vite precedenti, e anche nella pancia della mamma, perché i nostri genitori avevano aspettative. Quindi tutte queste cose sommate fra di loro fanno milioni e milioni e milioni di condizionamenti a tanti livelli, sul denaro, sulla sessualità, sull'amore, sull'amicizia, sui rapporti, sul lavoro, sul modo di apprendere, sulla creatività. In questo modo, in relativamente poco tempo, iniziamo a ripulirci sempre di più, a fare come se facessimo tante sessioni, cioè lavorare con Access è come ricevere, che ne so, 50 sessioni di Reiki, fare 20 regressioni. E a me questa cosa piace molto, perché io voglio e pretendo che l'universo mi mostri strumenti sempre più potenti e veloci per creare un cambiamento rapido delle persone, perché io non ho pazienza, non voglio più fare lavori che durino settimane, ore con le persone, voglio qualcosa che un cambio di consapevolezza e la persona è cambiata la situazione. Per cui, quando trovo uno strumento come Access e inizio a entrare in questo flusso, la domanda che mi pongo è: cos'altro è possibile? E infatti Access da questa domanda inizia a creare ancora più strumenti. Ci sono tantissime cose su cui si lavora con Access. Per esempio, si lavora col corpo, si lavora per esempio con il rapporto fra noi e gli alimenti, anche se non è un metodo medico, un medico energetico. Oppure si lavora con la creatività, con i processi corporei, con il mondo spirituale, e la connessione del lavoro con l'entità, entità inteso come entità non fisiche, ma si può lavorare in tanti modi, quasi ogni aspetto della vita può essere ristrutturato, perché quando ci approcciamo diciamo un'area, un settore, quest'area in qualche modo è condizionata dalle esperienze precedenti fatte dalle persone, dalle loro convinzioni, dalle aspettative, dalle usanze rispetto a quell'area. Nel momento in cui noi iniziamo a uscire da questo livello di aspettative, di esperienze, di cultura, di convinzioni, iniziamo diciamo, ad agire da un livello più alto, diventa un mondo nuovo da creare. Quindi si creano, o possiamo creare, una serie di possibilità che non c'erano prima. Questo apre tantissimo la creatività personale, ti dà una cosa splendida, stupenda, perché c'è tanto ancora da creare, da ristrutturare, il senso di possibilità diventano veramente infinite. Perché a quel punto ogni campo può essere un'applicazione. Interessante, no? Ma non è un colpo di spugna, perché il concetto qual è? Noi siamo strapieni di programmazione, strapieni, continuamente in tutto quello che ci circonda, ogni cosa che vediamo attorno a noi è programmata. Ma è programmata perché a un certo punto della nostra esistenza abbiamo accettato di entrare in un certo limite e non abbiamo più incluso altro. Ora, cosa succederebbe se includiamo quello che abbiamo sempre rifiutato, anche se fosse razionale? Ad esempio, visto che me la scrivi, Daniela, per crearti un'espansione ti direi:
Come sarebbe se tu accettassi l'idea che è possibile cancellare con un colpo di spugna un qualcosa che tu credevi che richiede più tempo, più fatica, più impegno per poterlo cancellare? Come sarebbe se bastasse semplicemente ripetere una frase concentrandosi sull'intento di voler pulire quei condizionamenti, come la frase che ti ho letto prima, per pulirli? Come ti sentiresti? Che tipo di persona saresti? Lasciati entrare in questo flusso, lascia che questo flusso ti guidi. Inizia a chiederti che cosa stai percependo proprio in questo momento, soprattutto in quest'area, mentre ti fai questa domanda e l'ascolti. Mentre ti permetti di cancellare con un colpo di spugna quello che non ti serve più e non ti perdura più. No? Perché la consapevolezza è già dentro di te, non è nell'impegno. Sbagliata. Chi è che ti ha insegnato che la consapevolezza nasce dall'impegno? Se la consapevolezza fosse già presente dentro di te, tu possa semplicemente aprirti a ricevere quella consapevolezza, perché è già dentro di te. La consapevolezza non viene da qualcosa di fuori, da qualcosa che è fuori da te. La consapevolezza è già dentro di te. Tu sei consapevolezza quando ti permetti di essere e ti metti in ascolto della tua consapevolezza. Tu sei già consapevolezza, non devi diventarlo attraverso l'impegno. Come sarebbe se ti permettessi di essere e sentire quella consapevolezza che è in te, di viverla ogni giorno, in ogni scelta, in ogni azione, in ogni pensiero? Come sarebbe se tu esigessi che quella consapevolezza si manifestasse adesso nella tua vita? Cosa senti? Cosa percepisci quando ti metti in ascolto di questo flusso di consapevolezza? E hai la certezza che quando ti fa la domanda la risposta è già in te, ti basta semplicemente rimanere aperto a ricevere. Come sarebbe? Che tipo di persona stai diventando quando lo fai? Come ti relazioni con gli altri? Cosa desideri a quel punto? Quando semplicemente mettendoti in ascolto di questa domanda lasci andare tutti i blocchi e i limiti che ti impediscono di sentire la tua consapevolezza in un istante, in un colpo di spugna, proprio ora. Come sarebbe? Lascia che questo flusso ti guidi, ti accolga, ti trasporti. Per quelli che stanno ascoltando quello che sto facendo, stanno semplicemente chiedendosi cosa sto facendo quella che in Access si chiama una facilitazione. Sto usando gli strumenti, ma soprattutto il flusso di consapevolezza e di espansione che l'ottica di Access ti pone, per iniziare a lavorare sulla trasformazione di una situazione, di un'idea, di un punto di vista. Ricordando che ogni cosa che esprimiamo è comunque un punto di vista. È un punto di vista anche giusto, ma è un punto di vista, quindi è funzionale solo finché rimaniamo agganciati a quel punto di vista. E solo finché ci ricordiamo che un punto di vista non è la realtà. Al massimo può essere la nostra realtà, ma è una nostra realtà solo perché abbiamo scelto quella. Ci siamo limitati, dandoci la risposta, a scegliere quella realtà. E se scegliessimo una risposta diversa? Se ci espandessimo verso un livello di energia più alto, dove quel punto di vista non serve più, e ne accogliamo un altro più interessante? Come sarebbe se trovassi adesso un punto di vista più interessante di quello che ho appena espresso? Più facile, più interessante, più veloce. Che mi viene più facile? Come sarebbe se la mia vita fosse più semplice, facile e immediata di quello che è stato finora? E lasciassi che l'universo per un attimo mi portasse delle cose invece di dovermele andare a cercare io. Lasciassi che quelle cose prendessi consapevolezza che sono già in me, che non mi devono arrivare da fuori, non mi devono arrivare dall'impegno, dallo sforzo. Ma mi vengono così facili che non posso sbagliare. Allora qualsiasi cosa dico non posso sbagliare. Arriva.
e le mie parole arrivano proprio a toccare chi devono toccare, proprio a toccarli nel modo giusto, proprio nel modo in cui serve, che addirittura lo posso sentire che lo toccano e lui può sentirsi, o lei può sentirsi toccata da quello che gli dico. Quando supero la mia paura di sbagliare, la mia necessità di dire la parola giusta o sbagliata che sia, quando supero questa polarità, mi permetto di essere nel flusso. Essere sempre connesso con il tutto. Esatto, Lucina, perfettamente. Questo è iniziare a entrare nel flusso di Access. Per cui, come vi dicevo, che è un po' quello che stiamo facendo adesso, in Access lavoriamo con le facilitazioni. Le facilitazioni sono sostanzialmente delle sessioni che si possono fare anche a distanza, un po' come sto facendo adesso con voi, addirittura in gruppo, per iniziare a sciogliere le polarità, i blocchi, le convinzioni, le nostre aspettative, i nostri ostacoli, il nostro chiacchiericcio, le nostre paure, dubbi, emozioni negative, ansie, tutto ciò che non ci serve, tutto questo bagaglio denso, proprio denso, che ci portiamo attorno nella testa. Oltre a questo, nel corso io ho lavorato con i cosiddetti BARS, che sono 32 punti sulla testa, in vari punti del corpo, per esempio vicino alle orecchie, sul terzo occhio e altri punti, che vanno specificatamente a fare cosa? A fare una sorta di riavvio delle cariche dense create dall'eccesso di pensieri. Siccome abbiamo tanti pensieri che vanno a toccare varie aree, la creatività, la sessualità, giudizio, eccetera. Ognuna di queste cose può essere localizzata, e soprattutto gli intasamenti legati a questa cosa, sulla testa. Allora, con Barz noi andiamo a sfiorare, neanche a massaggiare o a premere, solo a sfiorare, quindi poggiare col dito, a volte non serve neanche sfiorare, basta solo avvicinare il dito al punto in Barz, che sarebbe la traduzione in inglese di barre, anche se sono dei punti. In realtà in questi punti noi andiamo a lavorare con l'energia per andare a sbloccare e aprire questi punti. Ad esempio, mi sintonizzo col punto della creatività e lascio che questo punto, ecco, si attivi e inizi a girare, inizi a sciogliere il flusso della creatività. Quindi posso portare maggior creatività, maggiore espansione, per esempio nell'area del coraggio, della volontà. Sono tante aree. E posso attivarle sia su di me, autotrattandomi da solo, e basta, a questo punto, pure trattando qualcuno. Però, a differenza delle facilitazioni che si possono fare verbalmente anche in video a distanza, e ve le consiglio perché sono velocissime e potenti, come avete potuto provare, visto che in pochi momenti avete provato degli stati di pace o di connessione molto forte, semplicemente ascoltandomi, perché vi ho trainato in questo flusso, i BARS invece vanno fatti fisicamente, cioè una persona deve venire da me, incontrarmi di persona e farsi trattare, quindi toccare questi punti sulla testa. La cosa bella di questi bars è che dopo pochi istanti che vengono iniziati ad attivare nella testa, la persona si rilassa tantissimo, letteralmente sviene, cioè praticamente si addormenta mentre gli premo questi punti. Certo, succede anche con altre tecniche come Reiki, però vi devo dire che è stato almeno per me molto veloce, quando l'ho ricevuto è molto profondo, cioè dopo pochi istanti, boom, mi sono rilassato tantissimo. Poi quando esci dal rilassamento esci diverso, cioè ti si iniziano a aprire delle possibilità nel cervello, ti senti diverso, difficile da spiegare, inizi a avere più senso di possibilità, più pace, più creatività e ti riescono le cose anche più semplicemente. È una cosa molto bella. Diciamo, al peggio che va, hai la sensazione di aver avuto un massaggio estremamente rilassante. Al meglio che va, una sessione di BARS ti cambia letteralmente da dentro la vita. Perché appunto va a lavorare su una gran serie di cose, una marea di cose. Ad esempio, ve ne leggo un po' delle cose su cui andiamo a lavorare. Allora, me le devo leggere perché sono 32, quindi non me le ricordo tutte, abbiate pazienza.
Allora, andiamo a lavorare su blocchi causati dall'estremo intasamento di pensieri, sensazioni, emozioni inseriti dagli altri, i cosiddetti impianti, e non solo dagli altri, ma anche da entità, incluse alieni addirittura. Andiamo a lavorare sull'intasamento dei blocchi dei soldi, quindi c'è un punto nello specifico dove andiamo a lavorare per migliorare la nostra capacità di ricevere denaro, di generare idee per il denaro, eccetera. Poi andiamo a lavorare un altro punto sul controllo, sul senso di controllo, sulla creatività, sul creare connessioni con gli altri o addirittura sulla creazione di fonti in forme di vita, per chi insomma vuole avere figli e non riesce, sull'invecchiamento, sulla capacità di sperare e di sognare, sulla forma e la struttura, sulla consapevolezza per espanderla, sulla tristezza e sulla gioia. Sulla capacità di guarire, sulla gentilezza, sulla gratitudine, sulla pace, sulla calma, sul corpo in generale, sulla sessualità, sulla comunicazione, sul tempo e sullo spazio. Quando noi pensiamo agli eventi, anche il tempo e lo spazio sono codificati nel nostro cervello. A volte siamo bloccati nel tempo quando non riusciamo, per esempio, a separarci da una persona con cui siamo stati in passato, è come se fossimo bloccati nel passato. Oppure siamo bloccati nello spazio, cioè non riusciamo a trovare uno spazio dentro di noi o fare spazio per le cose nuove, per le cose importanti. Oppure non riusciamo a creare le cose, o non riusciamo a riattivare delle cose vecchie che sono bloccate, o non riusciamo a ristrutturarle, o non riusciamo a manifestare qualcosa nella nostra vita. Cioè ci sono tanti, ognuno di questi punti sulla testa lavora su queste cose. Quindi quando si riceve una sessione di Access si va a lavorare attraverso questo sfioramento di vari punti, sono 32, su tutte queste aree. Perché ci si lavora fisicamente? Perché l'Access si vuole, o vogliono, o comunque vuole Gary, che è il creatore, che la persona venga allenata a ricevere, perché non siamo culturalmente abituati a ricevere, per cui anche ricevere i barsi sul corpo aiuta a insegnare al corpo a ricevere un flusso di energia più alto. Perché comunque il lavoro corporeo deve andare di pari passo anche col lavoro della consapevolezza, che noi non siamo scollegati dal nostro corpo, il nostro corpo ha una sua intelligenza. Per cui per lavorare a livelli di energia più alti dobbiamo appunto imparare a sentire di più il nostro corpo, a stare più nel corpo che nella testa. La nostra mente crede di essere nel controllo di tutto, di governare tutto, ma non è così. Ed è importante questo. Con i Bars iniziamo a lavorare sul corpo. L'esperienza dei Bars è molto forte. Io l'ho provato ieri per la prima volta, dopo anni che ne sentivo parlare, ma come vi ho detto all'inizio non avevo un'idea buona di Access perché pensavo che fosse un rimaneggiamento dello shiatsu, della dell'acupuntura, invece no, era qualcosa di più profondo, ma non ero pronto io per entrare nel flusso di Access. Adesso lo sono, adesso riesco anche a farmi a distanza una facilitazione su varie cose. Alcuni di voi stasera, con le facilitazioni che ho fatto, avranno già un cambiamento profondo della propria vita, un maggior senso di pace, un sapere che possono entrare in contatto con un maggior senso di pace, di unità, o di espansione di consapevolezza in un istante, in uno schiocco di dita, semplicemente ascoltando una domanda, semplicemente mettendosi nell'ascolto della domanda senza rimanere bloccati in una risposta che ci condiziona, perché a volte le risposte che ci diamo, le domande che facciamo ci condizionano per tutta la vita. Se quella risposta non fosse l'unica possibile, se ci fossero altre risposte generate da altre domande, domande più intelligenti, più profonde, più utili per noi, come sarebbe se quelle domande utili iniziassi a farmele adesso? Senza pensarci, semplicemente mi arriva la domanda giusta da farci per sbloccarmi dalla situazione. Come sarebbe se conoscessi la risposta per sbloccare ogni situazione? Semplicemente non facendo, ma essendo la risposta che mi serve vivere per creare quella situazione nuova nella mia vita. E permettendomi di esserlo, di lasciare che accada adesso. Come sarebbe se superassi la mia paura di essere quella risposta, di vivere quella risposta, senza crearmi preoccupazioni inutili. Semplicemente essendo quello che mi serve per vivere una vita migliore, iniziare a vivere veramente la vita che voglio vivere, superando i limiti che
che ho permesso che gli altri mi impiantavano, perché io stesso mi sono impiantato dentro. Adesso semplicemente scelgo di lasciarli andare e lavorare a un livello più alto. Che vita farei? Che persona sarei? Ecco, rimani in ascolto di questa domanda, di quello che ti porta, rimani aperto in ascolto di questo. Insomma, uno strumento, come potete vedere, molto molto bello, che permette con poco, semplicemente mettendosi in ascolto di un flusso, di entrare in un'energia più profonda. Tanto saluto la mia amica Anna Maria. Ciao Anna Maria, ben arrivata. E Access permette, insomma, di fare un lavoro molto profondo, molto ampio, senza però essere specifici come nel Theta, come dove invece si va a cercare la convinzione da cui nasce tutto con lo scavo. Invece con Access siamo meno specifici, ma diciamo, espandiamo e ampliamo il senso delle possibilità e rimuoviamo in massa tante cose insieme, invece che rimuoverle una a una. È molto più veloce il processo, è molto più forte. Anche perché, come sarebbe se io riuscissi a cancellare con un colpo di spugna 50 limitazioni invece di una sola alla volta? Senza dover fare tutto l'impegno e il lavoro che serve per cancellarne una in cui mi devo sforzare, come sarebbe se mi cadesse invece rapidamente, velocemente, in un istante? Questa è la forza di questo strumento, di questa tecnologia di espansione della coscienza. Una delle cose più interessanti con cui sono entrato in contatto. Tra l'altro, questo aspetto della domanda ha molto in comune con i registri akashici, dove si lavora con le domande. È un modo per certi versi diverso di accedere alla cascia, un punto di vista diverso per accedere alla cascia, cosa che io stasera ho fatto per lavorare con voi. E dei registri pure ne parleremo prossimamente in una prossima diretta, però intanto vi ho voluto raccontare un po' com'è stato il corso. Quindi metà del lavoro, metà della. Il corso è stato di una giornata, metà della mattina sulla parte teorica, che serve per fare le facilitazioni verbali che vi ho fatto ed energetiche, e l'altra metà sul lavoro corporeo con i bars, toccando i 32 punti. Tra l'altro vi faccio vedere, diciamo, la pagina con i punti che mi ha regalato la mia insegnante, Michele Maria, che ringrazio tantissimo per questo dono, dove io lo utilizzerò per fare trattamenti e fare pratica, però si vede poco chiaramente in video, però sono delle bande, dei punti da toccare, vedete, no? Ce ne sono anche un paio sulle mani, un paio sui piedi, però la maggior parte sono sulla testa. Per cui un po' lavoro corporeo e un po' lavoro sulla consapevolezza, quindi entrambi gli aspetti per avere un lavoro più globale e più completo. Se qualcuno vuole fare un'esperienza per lavorare con me con Access Consciousness, con le facilitazioni, per iniziare a lavorare anche a distanza in video, per iniziare a sciogliere dei blocchi, dei limiti, delle situazioni che magari si portava avanti da molto tempo, c'è questa possibilità. Lo so che è molto interessante, Carla, lo so. Può tranquillamente contattarmi in privato e chiedermi di fare un'esperienza con Access. Però chi lo fa deve essere aperto, aprirsi a un maggior senso di possibilità, che quello è il primo aspetto, è aprirsi a ricevere. Come sarebbe se potessi ricevere una soluzione a situazioni che mi bloccavano da tempo, a problemi che mi porto appresso da tempo, magari anche da più di una vita? Come sarebbe se, permettendomi di espandere la mia consapevolezza, potessi finalmente risolvere? Semplicemente sintonizzandomi su un punto di vista, su una frequenza diversa, su una vibrazione diversa, più completa, con maggiori possibilità rispetto a quella in cui ero bloccato. Quando sei pronto a ricevere ciò che questa domanda ti porta, allora sei pronto per lavorare con me, con Access, per creare una maggior trasformazione, un senso di possibilità nella tua vita. Chi vuole mi contatta in privato e ci possiamo lavorare. Con questo vi ho raccontato, diciamo, il corso, il contenuto. Che è un qualcosa di stato semplice al tempo stesso complesso, perché in realtà Access ha un grande livello di complessità. Il manuale è molto denso, cioè non è un manuale di tantissime pagine, sono
una sessantina di pagine, ma ognuna di queste pagine, contiene tanti concetti, tante informazioni, tante trasformazioni e possibilità che non riuscite neanche a immaginare. Anche solo leggendolo ti cambia. Perché le cose più potenti sono quelle più semplici, apparentemente. Ma che dentro la semplicità c'è una complessità e c'è una densità enorme. Per cui ripeto, chi vuole fare questa esperienza con me e provare un lavoro fatto direttamente per la sua situazione, può contattarmi e lavoreremo insieme. Ma non è proprio nuova, in realtà è un po' di anni che c'è, però io, sebbene la conosca da anni, l'ho fatta quando era il momento e quando ero pronto per poterla inserire in me. Adesso sono pronto e l'ho inserita nella mia ricerca di tecnologie sempre più forti, sempre più veloci, sempre più utili. Ma non è di certo finita qui, perché le possibilità sono appunto infinite e c'è ancora tantissimo di grandioso da scoprire. Chissà cos'altro c'è ancora da scoprire che non conosco, che non ho conosciuto. Ah, ecco la mia insegnante, ciao, ciao, ben arrivata. Purtroppo sto chiudendo la diretta, se no mi avrebbe fatto piacere che l'avessi sentita. Vabbè, ti vedrai la registrazione. Ciao Lucia, ho imparato da lei il mio primo passo in Access. Va bene ragazzi, io direi che inizio la chiusura, quindi vi saluto dicendovi che vi aspetto per provare l'esperienza di Access Consciousness. Poi per chi vuole anche incontrarmi fisicamente, mi farò provare Bars se vuole, può chiedermi una sessione dei Bars e sentire la sensazione pazzesca che si prova quando li si riceve, che è bellissima, che proprio danno un senso di pace e di connessione fortissimo. E per chi invece per vari motivi non può geograficamente o fisicamente incontrarmi di persona, può richiedermi una facilitazione, diciamo, in video, un po' come stiamo facendo adesso per farvi un esempio. Io sono Jimmy Fascina, ipnologo, coach professionista, preparatore mentale per sportivi, lettore dei registri akashici, cartomante, numerologo, operatore di Matrix Energetics, operatore delle campane tibetane di cristallo e, come ho detto da ieri, anche un soddisfattissimo, devo dire, operatore dei Bars di Access Consciousness. E poi in futuro magari continuerò il mio percorso in Access, anzi quasi sicuramente, però intanto iniziamo dal primo step e già solo col primo step sono già operativissimo. Poi faccio anche altre cose, sono un operatore olistico che utilizza varie tecniche di riequilibrio energetico, ad esempio Reiki e tante altre cose che non vi sto a dire. Per chi vuole può contattarmi. E insomma, possiamo lavorare insieme su qualcosa che è importante e che vi sta davvero a cuore. L'importante è essere aperti alle possibilità. Io lo sono in continuazione, per questo sono sempre in espansione, in crescita e alla ricerca di una formazione sempre migliore e più forte, per avere migliori strumenti con cui rendere sempre più consapevoli le persone di che cos'altro è possibile fare, di cos'altro può essere meglio, perché c'è ancora tanto su di noi che dobbiamo scoprire, che ci può rendere davvero felici. Per cui io vi ringrazio per avermi seguito anche stasera. Seguite il mio canale su YouTube, Jimmy Fascina, su YouTube. La mia pagina professionale, mettete mi piace, Jimmy Fascina Ipnologo, dove principalmente lavoro e parlo di ipnosi e fiamme gemelle. Poi tra un po' riparleremo ancora di fiamme gemelle. E poi seguite anche il mio blog, jimmyfascina.it, dove metto ogni tanto articoli e altro materiale, e seguite il mio profilo personale, Jimmy Fascina, anche lì. E per chi mi volesse contattare, mi può contattare con un messaggio privato oppure tramite il mio blog, appunto jimmyfascina.it. Io vi auguro una buonissima serata, grazie mille per avermi seguito, fate conoscere il mio lavoro in giro ai vostri amici, a tutte le persone che possono aver bisogno, perché anche stasera presentandovi Access abbiamo lavorato insieme, perché io cerco sempre di mettere un minimo di parte pratica oltre alla teoria per darvi qualcosa di utile.
Fate conoscere il mio lavoro, il mio sito, la mia pagina professionale, invitate i vostri amici a seguire la mia pagina Jimmy Fascina Ipnologo qui su Facebook, condividete la mia diretta o fatela avere a chi sentite che può aver bisogno di questi strumenti, di queste informazioni che cerco di portarvi man mano che seguo il mio percorso. E buonanotte a tutti e grazie per essere stati qui. Ciao da Jimmy Fascina, buonanotte.